Abramo, che viene intercettata ancora la sfera da parte dei giocatori della Futura, parte Di Pietro, supera la meta a cavo, ci parte ed è gol Di Pietro, porta in vantaggio la Futura. Quando se ne sono andati 4 minuti e 15 secondi, la sblocca Sasa Di Pietro, ancora lui, il match winner di 7 giorni fa a Potenza, non ha perso il vizio del gol Sasa Di Pietro, e passa in vantaggio la Futura quando se ne sono andati 4 minuti e 15 secondi. Gioco che ritualmente via la sfera dai piedi, poi perde palla Contini per il sopraggiungere di Natale, attenzione, e c'è il gol del parete con Gugo. C'è stata forse una leggera deviazione di Claudio Fabiano, e la palla finisce in fondo al sacco. Pareggia dunque i conti la formazione campana quando se ne sono andati quasi 9 minuti nel corso del primo tempo. Riesce però a superare Contini, poi João Alonso si perfeziona il disimpegno, vediamo João Alonso, attenzione, e c'è il gol di João Alonso, grandissimo gol di João Alonso, un'azione orchestrata ai piedi inizialmente di Capitan Contini, poi da Da Costa, e alla fine João Alonso ha capito le intenzioni del compagno ed è riuscito ad arrivare per primo sulla sfera, e con una conclusione velenosa e precisa ha ingannato nuovamente l'estremo difensore campano Fusco. Rieccoci nuovamente dalla Tenso Struttura di Viale dei Sanniti di Matera, dove è appena iniziato il secondo tempo. In avanti per Padovano, affrontato, si accentra Padovano, prova una battuta a rete e attenzione, c'è il gol di Natale. Non è riuscito sulla linea di porta il tentativo di salvataggio di Marcus Ferreira, perviene al pareggio esattamente al decimo minuto e 54 secondi del secondo tempo. Ha toccato male Contini, poi vediamo Bonato, attenzione in avanti, Frosolone, e c'è il gol di Frosolone da un errore ancora in fase di disimpegno della Futura, passa in vantaggio al 14esimo e 15 secondi, passa in vantaggio il Futsal Parete con Frosolone e il gioco è fermo. Ancora per João Alonso che lotta con gli avversari. Ma vediamo te, c'è un gran gol! Gran gol di João Alonso! Gran gol! Ancora lui, il folletto brasiliano! Ci ha messo esattamente 14 secondi per rimettere il risultato in parità, João Alonso. Ecco la gara, avviene in questo momento. Marcus Ferreira serve Perrucci, da questi all'indietro, deve girare palla, deve avere pazienza la Futura. Tempo non ce n'è tantissimo, però deve avere pazienza la Futura. Vediamo al centro e c'è il gol! Alonso! C'è il gol! João Alonso la riporta avanti la Futura! Tripletta per il folletto brasiliano! Assediati i giocatori da una selva di tifosi in festa! A un minuto e sei secondi la Futura ripassa avanti! Il cronometro non è scorso! Attenzione! E suona, è finita, la porta a casa la Futura. Beh, colui che ha regalato questa vittoria, possiamo dire, l'uomo partita, João Alonso. In settimana tu avevi detto, in casa dobbiamo dettare noi le regole, e siete stati di parola, anche quando la squadra era andata sotto, non ha mollato, è pervenuta subito al pareggio, e alla fine poi con la mossa del quinto uomo, la mossa ha pagato. Sì, è vero, abbiamo dimostrato qual è il nostro gioco, in casa è questo, è difendere bene e andare sulla ripartenza. Abbiamo avuto anche sfortuna e un po' di fortuna e alla fine abbiamo vinto il match. Guarda, a una settimana dal derby non sei stato ammonito, questo ci fa piacere, quindi ci sarai regolarmente al derby. Il derby è importante, è una partita sentita da tutti. Sì, ci tenevo tanto perché comunque ha detto è un derby, ce la dobbiamo giocare perché non possiamo permettere di perdere punte così, quindi andiamo lì, giochiamo qua, però andiamo lì per vincere. Intanto goditi questa vittoria, vai a fare il selfie, vai. E dunque si conclude qui
siamo arrivati alla fine anche oggi di questa partita. Ha vinto la Futura soffrendo, una partita vietata assolutamente ai deboli di cuore. L'ha portata a casa comunque, proprio con il cuore, la squadra di Mister Mascolo.